Ciao Paola e benvenuti a tutti gli amici di Buongiorno Cielo. Oggi sono contentissima perché direttamente su Vestite da Masterchef abbiamo Ilenia. Ciao Alberico, ciao a tutti. Bene. Dai, che cosa ci prepari oggi? Fammi vedere. Oggi prepareremo insieme lo strudel trevigiano. Strudel trevigiano, sì. Ma è salato? Oggi cambiamo, oggi sarà salato. Tu sei molto legata allo strudel. Sì. Sono uscita con lo strudel e rientro. Oggi facciamo rientrare con lo strudel, infatti. Sì. Vogliamo vedere gli ingredienti velocemente? Sì. Allora, del radicchio trevigiano tardivo, dello speck, dell'asiago, delle noci, uova e pasta sfoglia. Io comincio ad affettare il radicchio. E io che faccio? Mi triti le noci. Perfetto. Che caratteristiche ha il radicchio trevigiano? Intanto ha un nome bellissimo perché viene denominato il fiore d'inverno. La particolarità di questo radicchio è che può essere utilizzato per preparazioni salate, può essere utilizzato anche per i dolci. A questo punto aggiungiamo un goccio. Un filo d'olio. Sale, mi raccomando. Sì, ovviamente. Stiamo attenti a non dosarne troppo perché abbiamo poi il salato dello speck. E questo che cos'è? Un po' di pepe. Passiamo alla cottura. Eccoci qui, va bene questa cottura? Sì. Ok, è buono, è molto buono. Nell'uovo aggiungi del sale? No. Ah, rimane così, solo no, il tuorlo? Solo il tuorlo. La parte salata la mettiamo sotto, quindi lo speck. Ok, va bene. Sai, sembri come mia madre, che ogni volta che facevo una cosa veniva lì e m'aggiustava. Ma io sono mamma. Ah, è vero. Quindi la deformazione. Tu sai che noi aspiranti cuochi. Come noi non c'è nessuno. Come noi non c'è nessuno, ma molto gelosi della cucina. Molto. Radicchio. Questo ripieno lo puoi utilizzare anche per fare delle crostelle, delle quiche. Diamo il croccante con i grigli di noce. Che buono. Delle fettine di asiago. Okay. Allora iniziamo, do una mano. Mi aiuto con la carta forno, lo rotoliamo e la chiusura la mettiamo sotto. Ok. Quindi ti do una mano, sì. E la appoggiamo subito sulla teglia. Ecco qua. E adesso vado a dare colore al nostro strudel. Non so te, ma io ho già fame. Io so che fame. Ok, è perfetto. Allora andiamo in forno. Andiamo in cottura. Eccolo qui, è bellissimo. Tagli tu? Taglio io? Dai, okay. Padrone di casa, scusa. Il profumo è ottimo. Sì. Lo metti tu nel piatto? Sì. Profumante. Eccolo. Quindi da Ilenia e da Alberico, buon appetito. Ciao.